This question is from Mimi. Namaskaram Sadhguru. In the last few weeks, you have been speaking about making home a sweet home to live in. However, home cannot be sweet for many who are victims of domestic violence and cannot escape anywhere. È un uomo o una donna che si lamenta? Mimi, am I? Okay. Looks like a woman. Sounds like a woman. Sembrerebbe una donna. In Lebanon, the number of victims have increased by 100% since March 2019, and the same is happening across the world after the lockdown. How can we help them in these difficult days, and what can they do to survive this period? Violenza domestica. Pensavo potesse essere un uomo, perché in questi tempi le donne sono più in forma degli uomini. Ecco perché pensavo fosse un uomo che si lamentava, ma è sfortunatamente ancora una donna. Beh, ecco appunto ciò che stiamo cercando di cambiare, che il mondo sta cercando di cambiare, perché una donna o un essere umano femminile ha certe responsabilità biologiche in termini di portarci tutti qui. In terms of bringing us all forth here. Per questo motivo esistevano certi handicap sociali che si sono evoluti con il passare del tempo. Questi handicap sono stati sfruttati troppo duramente in tante società, quasi ovunque, ma non da tutti, ma è successo ovunque. In alcuni posti gode di sostegno religioso, in alcuni posti è una libera iniziativa. Dominare e sfruttare una donna, i singoli individui lo faranno sempre. Voglio che tu capisca che non si tratta solo delle donne. Certi individui hanno una tendenza a sfruttare chiunque sia un po' più debole di loro. Beh, è successo a persone in tutto il mondo. Fortunatamente questo si è ridotto considerevolmente adesso. Anche crescendo, ogni giorno a scuola puoi essere picchiato per una storia o un'altra, quasi ogni giorno. Can get beaten for something or the other almost every day. Perché picchi un bambino? Semplicemente perché sono più piccoli di te. Avevi anche dei detti, risparmia il bastone e il bambino è viziato, qualcosa del genere. Quindi non li picchi perché ne sai di più, non li picchi perché sei evoluto e loro non sono evoluti e tu acceleri l'evoluzione con il bastone. Semplicemente sono più piccoli di te. Come mai quando crescono non li picchi più? Perché ora conosci le conseguenze. Dunque, allo stesso modo, non picchiano necessariamente qualcuno per il fatto di essere donne. Le picchiano perché sono fisicamente più deboli in confronto ad un uomo, un po' più piccole e deboli, almeno in generale. Dunque, questo sfruttamento di chiunque sia più debole di te, fisicamente, finanziariamente, socialmente, in qualsiasi modo, se sei un po' più debole, vieni sbattuto di qua e di là. You know. Sai, una volta ero. C'era una qualche assemblea vicino a Mallanadu, vicino a Shiv Maga, nel Western Ghats. C'era una specie di fiera lì e parlo di tanto tempo fa. Stavano facendo un qualcosina di yoga e volevano che passassi la giornata con loro. Così andai. Ovviamente la mia modalità di trasporto era sempre la moto in quei tempi e mi recai là.
My mode of transport was always a motorcycle at that time, I went there. In quei tempi il 250cc monocilindrico era una grande moto. Was a big motorcycle. Today, when I pocket... Oggi, quando la parcheggio accanto a quella che possiedo adesso, sembra uno scherzo, ma a quei tempi era una grande moto, sulla strada, era la cosa più veloce su strada. Così mi recai laggiù e c'erano altri che stavano servendo il loro posto. Quindi, su una piccola Luna, esisteva una piccola auto chiamata Luna, una Kinetic. Quindi, su questa Luna, questo tizio va a comprare delle verdure da un posto lontano e ritorna perché il posto era in una giungla remota. E mentre ritornava con tutte le sue borse, un certo camion passava e lo buttò fuori strada. Cadde ed ebbe qualche danno. Nessun danno grave, ma qualche danno, un po' di pelle andata persa, non le ossa. Ritornò raccontando l'accaduto e sai, siccome non avevo potenza, mi ha spinto a quel modo. Sulla strada devi sempre avere un po' di potenza. Io dissi, non solo su strada, ovunque, se tu non hai una certa potenza, si impongono. Sfortunatamente il mondo è diventato così. Ecco perché un luogo spirituale è molto importante. Dove le persone non vengono viste per la loro forza, le persone non vengono viste per la loro forza fisica o finanziaria o altre cose del genere, ma le persone vengono valorizzate semplicemente per ciò che sono. Dobbiamo creare una società così. Questa violenza tra le mura domestiche, so che tante persone tentano di affrontarlo come un problema uomo-donna, non è un problema uomo-donna, è un problema uomo contro tutto il resto. Qualsiasi cosa sia più debole di te, se è molto piccola, la calpesti. Se è un po' più grande, le tiri addosso sassi. Se è un po' più grande, la prendi a bastonate. Praticamente ogni cosa. Perché? Perché le persone sparavano praticamente a tutto quello che vedevano? Animali selvaggi e roba del genere. Non sempre per nutrirsi. Se avessero sparato per il cibo, per la loro sopravvivenza, sarebbe un'altra cosa. La maggior parte degli animali vennero uccisi semplicemente per divertimento, poiché loro non possono spararti contro. Così spari ad un bufalo perché non può spararti, picchi un bambino perché non può picchiarti, picchi una donna perché non può picchiarti. Questo capita ovunque, ma oggi le donne possono scegliere. È giunto il tempo di fare queste scelte. Non possiamo risolvere tutto subito. Ma a tutti voi che avete bambini, la cosa più importante è far diventare più forti le bambine in casa vostra. Renderla forte non vuol dire che da domani deve diventare la sfruttatrice. Essere forti è questo, che non hai bisogno di sfruttare nessuno. Questo è rendere più forti. Empowerment is this, that you have no need to exploit anybody. That is empowerment. Un essere umano è veramente potenziato, emancipato. Quando sono seduto qui, mi sento meravigliosamente bene da solo. Non devo avere 10 persone sotto di me per sentirmi bene. Questo è emancipazione, potenziamento. Questo potere deve accadere. Significa, devi guardare al processo spirituale, il mondo intero. Il processo spirituale non significa guardare su o guardare giù, significa guardarsi dentro ed entrare a contatto con la natura essenziale di chi siamo. Se non la tocchiamo, siamo uguali a qualsiasi altro animale. È successo questo un giorno. Un leone stava camminando nella foresta e si sentiva come quest'uomo nella scena della violenza domestica. Si pavoneggiava un po', pensava allo stesso modo. Vide una volpe, la prese e le disse: «Ehi, chi è il re della foresta?» E la volpe: «Tu sai com'è? Oh mio signore, tu non sei solo il re della foresta, tu sei il re dell'universo». Lui si sentì ancora di più, si gonfiò
e si pavoneggiava in giro. Vide un leopardo e lo prese. «Chi è il re della foresta?» E tremando, poiché non c'era paragone fra lui e il leone, disse «No, no, tu sei certamente il re della foresta, non ci sono due possibilità. Se avessi due scelte sarebbero solo tu e tu». Adesso si sentiva davvero una meraviglia. Persino un leopardo tremava al suo cospetto. Arrivato ad una radura, vide un gigantesco elefante e ruggì. «Chi è il re della foresta?» L'elefante, senza dire una parola, allungò la sua proboscide, lo alzò, lo fece roteare e lo sbatté a terra. Con la schiena fortemente dolorante, il leone gli disse «Bastava che me lo dicessi!» L'elefante gli rispose «Volevo fosse chiaro!» Quindi questo problema che ovunque trovi qualcuno che è un po' più debole di te, fisicamente, finanziariamente, socialmente, politicamente, ti vuoi imporre su di lui. Questo è molto animalesco. Va bene nel regno animale, non va bene per gli esseri umani.